sa dove andavo tutti questi pomeriggi? Dato in ospedale. Sempre sperando che si svegliasse, invece non si è svegliato. Ma Ruggero non è morto. Mai, hai iniziato a risvegliare. Poi non lo so se ti parlo e ti puoi sentire, però fai una cosa, svegliati e torna. Quella di quella tatara che aveva occhi solo per te. Svegliati, ma veloce. Comunque non avevo capito dove andare tutti i pomeriggi di freddo. Ciao maresciallo, e buon viaggio. Allo giù. Anche voi del reparto. Ma si ricorda di me? Sì, voi siete il marito della dottoressa Tatarà. Non si ricorda di nient'altro? Sinceramente no. Dovrei? No. Imma Tatarà. Sì. Però le cose più importanti me le ricordo. Tipo che sono un carabiniere, che lavoro in procura. Con voi. Abbiamo lavorato un sacco di tempo insieme. Mi ricordo pure che siete stata proprio voi a spronarmi per seguire la carriera del maresciallo. Abbiamo occhi e caratteri. Non deve essere facile starmi accanto. No, non è facile. Ma sposarla è la cosa migliore che ho fatto. E allora siete un uomo fortunato. Quando mi renderò senza combattere. Combattere per cosa? Per la verità.